Buongiorno ragazzi. Buongiorno ragazzi e complimenti per i vostri successi. Noi da anni doniamo una borsa di studio a uno studente meritevole, quali tutti voi siete. Perché vuole dare valore al vostro presente e sostenere il vostro futuro. Un aiuto che possa accompagnarvi in questo vostro percorso di crescita. Siamo convinti che una nazione cresca col crescere della cultura e della conoscenza. E allora ricordatevi che se oggi avete ricevuto, domani sarete destinati anche voi a donare. Perché questo è un meraviglioso circolo virtuoso che deve essere continuamente alimentato. Per cui per voi è un punto di partenza e in bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo. Buongiorno. A nome di tutta la Fondazione Famiglia Legnanese, il più cordiale benvenuto a tutti voi, alle autorità religiose, civili e militari, ai magnifici rettori, ai presidi, ai donatori e ai rappresentanti delle associazioni che ci onorano della loro presenza. Un particolare ringraziamento per l'interesse rivolto a questa iniziativa va all'onorevole Riccardo Olgiati, che ci porterà il saluto del sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Lucia Azzolina. Ringraziamo. Grazie. Celebriamo oggi la 33esima edizione della Giornata dello Studente e il 36esimo anno di costituzione della nostra fondazione. Nel filmato appena proiettato abbiamo visto e sentito i donatori che storicamente hanno sostenuto e rendono da più di 20 anni ancora oggi possibile questa giornata. Avremo poi modo di ascoltarli dal vivo nel corso della mattina. Oggi, insieme al presidente della Fondazione, Pietro Cozzi, anch'egli storico donatore al quale fra qualche momento lascerò il microfono, con la consegna delle borse di studio ribadiremo la bellezza del dono. Il presidente, fra pochi minuti, assegnerà la borsa di studio dedicata a una giovane studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Brera, selezionata per la realizzazione del premio annuale 2019, che verrà consegnato ai donatori nella cerimonia loro dedicata nel prossimo marzo 2020. Chiamo ora il presidente della Fondazione Famiglia Legnanese, Pietro Cozzi. Buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuti a questa 33esima giornata dello studente. Io ho le luci in faccia, ma prima ho visto che la platea è tutta esaurita, quindi è veramente bello trovarsi una manifestazione dove c'è tutta la gente attenta alla giornata. Prima di cominciare però vorrei chiedervi tre cose che ritengo importanti. Innanzitutto, se ci alziamo tutti per un minuto di silenzio in ricordo dell'amico è past president della Fondazione Mauro Messanzanica, che purtroppo ci ha lasciati prematuramente. Grazie. Grazie. Adesso cerchiamo di dare un po' di entusiasmo alla giornata e vi chiedo un grosso applauso alle persone che vedete sul palcoscenico, ai donatori in particolare, perché fra questi donatori meravigliosi noi oggi premiamo 5 super donatori che da oltre 20 anni sono legati alla Fondazione e che da oltre 20 anni danno il loro prezioso contributo. Grazie della loro generosità. E poi, mi sembra proprio ovvio, importantissimo, fare un applauso a voi che oggi siete qui per ricevere 153 borse di studio. Bravi e complimenti. Adesso
vi faccio quattro brevi linee di cosa rappresentiamo noi della Fondazione, perché vorremmo che tutti sapessero che questa realizzazione è stata veramente è nata con un preciso scopo di coltivare talenti. Ecco perché vogliamo noi, con queste borse di studio che da 36 anni distribuiamo, dare la possibilità a dei ragazzi meritevoli di andare avanti negli studi, ma addirittura di andare all'estero, perché abbiamo già premiato oltre 190 studenti che hanno partecipato al progetto Erasmus. Quindi è una realtà addirittura sovranazionale che ci fa e che vi fa onore. Noi, vedete, eccolo là, quello è un albero importante che vuol dire un albero che contiene la linfa della Fondazione Famiglia Milanese ed è nato nel lontano 1983 quando con quattro amici abbiamo detto dobbiamo pensare ai nostri giovani, perché i nostri giovani sono il futuro e questo albero proprio rappresenta la longevità della nostra fondazione, che vi do dei numeri importanti per farvi capire l'importanza di questa realtà. Noi abbiamo distribuito nel tempo, abbiamo distribuito ben 6.550.000 euro in borse di studio, quindi vuol dire una presenza sul territorio importante, assegnando 3.728 borse di studio e quest'anno ancora, dicevo prima, ne distribuiamo 153 per un totale di 219.000 euro. Penso che sono cifre importanti che dobbiamo, come dicevo prima, condividere e ringraziare con i nostri amici donatori che voi avete visto qui sul palco. Ora diciamo che questo albero io lo giudico un albero dei miracoli e mi collego a quanto disse qui lo scorso anno il mio predecessore Mauro Bersanzanica, dicendo ogni anno si verifica il miracolo del sangue di San Gennaro. Noi ogni anno raccogliamo i fondi per poter assegnare borse di studio e questo vuol dire che questo albero dobbiamo garantirgli lunga vita, perché saremo tutti noi a fare, dare la possibilità di essere sempre più sano e importante. Allora vogliamo pensare che quando dico tutti noi è una realtà che vorrei che fosse capita. La Fondazione non è questa, la Fondazione è voi e noi insieme, perché insieme creiamo una grossa squadra. È un momento importante perché è una realtà che il territorio ha apprezzato e da anni apprezza e continua a capirne l'importanza, ma addirittura quest'anno abbiamo una novità entusiasmante, perché abbiamo invitato a questa cerimonia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Naturalmente possiamo pensare quanti impegni abbia da svolgere e allora ci ha fatto arrivare un messaggio attraverso la Segreteria di Stato che dice: nell'esprimere il vivo apprezzamento per il sostegno che la Fondazione Famiglia Legnanese continua ad assicurare ai giovani meritevoli, il Presidente Mattarella rivolge il suo incoraggiamento a proseguire in questa lodevole iniziativa anche negli anni a venire e con l'occasione invia a tutti i partecipanti alla manifestazione i più cordiali saluti e auguri di buon lavoro. Grazie Presidente. E questo è un bel segnale per noi, perché anche qui sta ad indicare l'apprezzamento che ormai il territorio, ma direi oltre le mura, ci viene riconosciuto. Quindi diciamo prima che questo albero deve essere gestito da tutti noi. Perché da tutti noi? Perché noi siamo dell'avviso che voi oggi in platea siete i borsisti, quindi oggi tornerete a casa con un riconoscimento importante e tangibile che premia la vostra disponibilità, la vostra capacità di essere dei bravi studenti. Ma ci siamo detti in un consiglio:
Questi ragazzi fra qualche anno diventeranno professionisti, commercialisti, imprenditori, quindi diventeranno delle persone con davanti un programma di vita importante. Ecco, allora noi siamo a dirvi, per favore, quanto prima dovete salire su questo palco, perché dicevo che la Fondazione siamo noi e voi, perché crediamo in questa gioventù che apprezzerà quanto la Fondazione ha fatto e quindi vorremmo farvi diventare protagonisti. Quindi borsisti oggi, donatori domani. Quest'anno abbiamo rinnovato un concetto importante, che è la filantropia, che era stata messa sul territorio dalla Fondazione Ticino Lona. Abbiamo qui il presidente, e allora gli ho detto: io ti rubo questa, anzi ti rubo, mi affianco a questa tua decisione di mettere la filantropia davanti alla responsabilità di ogni persona, perché ritengo che sia un concetto importante. Importante perché è bello pensare che essere filantropi diventi una realtà del territorio. Essere filantropi vuol dire dare una mano a chi ha bisogno. E io dico sempre, un paragone che mi piace portare è quello che filantropo non è chi regala un miliardo per fare la cosa impossibile. Filantropo è la persona che riesce a capire che il tuo vicino ha bisogno di un bicchiere d'acqua. Questo vuol dire filantropia. Se ognuno di noi riuscisse a entrare in questo concetto, potrebbe essere sicuramente di aiuto alla comunità. E vi dico, fatelo, e vi ringrazio d'ora. Grazie. Avevo promesso di essere veloce, lo sono, ma non posso non parlare dei progetti della Fondazione, progetti che hanno portato avanti i miei predecessori dal lontano 83 ad oggi, progetti che stiamo cercando di diffondere sempre più nel territorio, e quest'anno abbiamo addirittura pensato di coinvolgere i 26 comuni della città metropolitana. Sono comuni vicini al nostro territorio, comuni nei quali possiamo dialogare con le stesse capacità organizzative. Diciamo i comuni entrati in questa realtà della Fondazione, perché questa è una macchina importante, collaudata, che si comporta in modo ormai professionale. Voi dovete soltanto darci una mano con un vostro contributo e noi penseremo a tutta quella che è la logistica che noi dobbiamo organizzare. E fra i comuni, il comune di Varallo c'è? Un applauso al vice sindaco di Varallo Sesia. Vieni su. Allora, il sindaco Eraldo Botta mi aveva chiamato ieri sera perché purtroppo il fiume Sesia, che è un bel fiume sul territorio, ha fatto i capricci ieri e ha avuto delle grosse difficoltà, esondazioni, quindi problemi grossi, e quindi il sindaco doveva andare stamattina in prefettura per organizzare con la Protezione Civile la sistemazione di queste acque che sono andate un po' dappertutto. Grazie. Allora, il vice sindaco architetto Pietro Bondetti è qui e rappresenta il comune di Varallo Sesia, pensate, in Piemonte, quindi fuori del territorio, perché quando ha saputo di questa realtà della nostra Fondazione ha detto: ci sto, e daremo oggi tre borse di studio destinate agli studenti meritevoli dell'Istituto Alberghiero Giulio Pastore di Varallo. Quindi grazie al Comune di Varallo, che faccia da rompighiaccio per tutti gli altri 26 comuni. Applauso a loro. Bene. Allora, dicevo, brevissimo, grazie al mio consiglio direttivo e alla segreteria, a Grazia Dell'Acqua, segretaria preziosissima, e in particolare all'amico Gianfranco Bononi, che è stato veramente la mia spalla destra, sinistra, ha fatto di tutto e di più per aiutarmi in questa mia presidenza, che è nata da pochissimo tempo.
Quindi grazie a tutti per la collaborazione e voglio dire, lasciatemi dire un grazie e un saluto all'amico Alberto Lazzarini, che oggi purtroppo non sta molto bene e che però con noi ha lavorato veramente tanto, in particolare per organizzare le borse di studio, che ha un lavoro veramente grosso e che lui conosce molto bene. E quindi a tutti questi signori un altro nostro applauso. Grazie. Un grazie lo merita anche l'organizzazione, dove Carlo Grassi con l'Officina Idee di Roberto Ricco hanno messo in piedi tutta questa realtà organizzativa. E vorrei dare un grazie anche, non la vedo, l'attrice Ilaria Zanotti e alle gentili hostess che ogni anno si prestano a darci una mano per fare questa realtà. Concludendo, dicevo prima che per vincere ci vuole una bella squadra e ripeto ancora, voi con noi siamo consapevoli che insieme possiamo fare molto. Quell'albero è nostro e quindi dobbiamo gestirlo. Auguroni a tutti e io mi auguro che il concetto della filantropia possa essere una malattia contagiosa. È una brutta parola, però se vi attacca è molto interessante perché vi fa vivere una dimensione nuova e diversa che diventa piacevole non solo chi riceve, ma anche chi dona. Grazie e buona giornata. Ah, ecco, grazie. Dovevo adesso fare una presentazione importante. Oggi, come dicevamo prima, dobbiamo premiare Marta Galbusera, che è una studente dell'Accademia di Brera, che è stata selezionata per il premio 2019 che verrà consegnato in occasione della giornata del donatore. Come lo scorso anno lo faremo a marzo, doneremo un'altra scultura da mettere in quel contenitore che ha sei posti per mettere sei premi e quindi è di buon auspicio a tutti coloro che hanno donato, perché avete davanti ancora 4 anni, ma la prossima volta rinnoviamo il contenitore per altri 6 anni. Quindi vorrei consegnare la prima borsa di studio a Marta Galbusera che ci dirà vieni, l'applauso, vieni. Allora, è stata selezionata per fare questo premio che farà parte delle opere d'arte insieme alle altre. Ci vuoi dire come hai pensato questo oggetto? Più al centro? Ecco. Dicevo che se ci spieghi perché hai realizzato, se la regia ci manda le immagini, eccole qua. Niente, questo progetto nasce nel momento in cui comprendo anche il fatto che ci fossero dei parametri da rispettare, quindi delle misure e una forma ben prestabilita, cosa che effettivamente ha poco a che fare con la mia pratica artistica. Però capisco anche nel momento in cui metto a fuoco queste problematiche che in fondo queste regole sono le regole iniziali che tutti noi incontriamo nel momento in cui decidiamo di intraprendere un percorso di ricerca. Però la cosa che a mio avviso risulta poi essere importante è il fatto di contribuire a questa ricerca, quindi di sviluppare un punto di vista. Per questa ragione ho appunto ideato questa retta che andrà poi realizzata con un taglio in questo pirottino che è pensato per essere in ferro, che poi si in qualche modo interrompe da questa linea molto rigida per disegnarsi da sola e quindi evadere da questo che era il suo contenitore. Ecco perché l'abbiamo scelta, perché è brava. Grazie. A
Adesso assegniamo la borsa di studio. Ecco. Esatto. Del valore di 2.500 euro a Marta Galbusera dell'Accademia di Belle Arti di Brera. Dopo il benvenuto del Presidente Cozzi e la premiazione speciale, in questa importante giornata in cui diamo attenzione e valore al talento dei giovani studenti del nostro territorio, proprio a partire dalla nostra città, invito dunque il commissario straordinario della città di Legnano, Cristiana Cirelli. Buongiorno a tutti, vi ruberò solo pochi attimi per porgervi il saluto di tutta l'amministrazione comunale che ho l'onore di rappresentare in questo momento così importante della vita dei ragazzi. E un abbraccio particolare però va anche alle loro famiglie. Io sono mamma, i ragazzi sono qua. Ma sono consapevole che qualcuno, e spero che lo siano anche loro, dal giorno in cui sono nati, li ha presi per mano e li ha condotti fino a questo importante traguardo. Vi ringrazio tutti dell'invito e ci vediamo dopo. Grazie. Grazie infinite, commissario straordinario. Invito ora al microfono il prevosto della città di Legnano, Monsignor Angelo Cairati. Buongiorno a tutti. Non devo fare un discorso, anche perché oggi per me è lavorativo, quindi finito qui dovrò scappare. Vorrei farvi notare solamente due piccole cose. La prima, un momento di bellezza. È proprio bello, stavo guardando prima alle mie spalle l'imprenditoria legnanese, variamente rappresentata, che ha donato, voi con le vostre famiglie che siete qui e avete raggiunto un traguardo importante e avete acquisito un merito. E questo merito della società civile da loro rappresentata viene riconosciuto. Questo è un circolo virtuoso. Poi mi è piaciuto quello che ha detto Pietro prima, il Presidente, il discorso, oggi voi siete quelli che ricevono, domani vi è chiesto di essere donatori. Le nostre terre hanno bisogno di un circolo virtuoso come questo, di un'amicizia civica che nasca in un contesto di questo genere. È anche un po' la logica di tante fondazioni. Ma io vorrei raccontarvi due cose. La prima, nel 1916 questo americano, un oscuro ispettore della Virginia occidentale che si chiamava Lyda Judson Anifan. Costui coniò un termine che ha fatto molta fortuna ed è stato elaborato nel corso del tempo, soprattutto dal sociologo James Coleman e dal filosofo Robert Putnam, un politologo. Ecco, questi due hanno preso il termine che egli coniò, andando a vedere questa scuola in Virginia, dove tutto il paese era molto unito, c'erano delle relazioni interessanti tra le persone che avevano fatto sì che anche gli studenti stessi ne beneficiassero. E quindi il livello scolastico era molto alto, perché nella città non vi erano grandi tensioni, c'era virtù e non vizio e corruzione che dominava nella città. Lui definisce il capitale sociale così in un'opera successiva dove ha perfezionato del 1920. Il capitale sociale si riferisce a quei beni intangibili che hanno valore più di ogni altro nella vita quotidiana delle persone. Precisamente la buona volontà, l'appartenenza ad organizzazioni, la solidarietà, i rapporti sociali tra individui e famiglie che compongono un'unità sociale. Noi oggi siamo qui tutti insieme, siamo un reale capitale sociale per la città di Legnano, che non deve andare perduto. La città nostra respirerà a pieni polmoni se nel macro e nel micro forme di amicizia civica, solidarietà, permettetemi, carità, si moltiplicheranno
e le realtà virtuose della nostra società civile sapranno fare alleanza, rompendo pregiudizi e abbattendo barriere. È bello quando lavoriamo tutti insieme. Un clima di unità, un clima di laboriosa unità fa bene a tutti, pacifica la mente e stimola all'impegno anche i più giovani. Mai un giovane si impegnerà nella società civile e politica se queste sono rissose, se queste sono inavvicinabili. Chiudo. Vi leggo un piccolo pezzo tratto da un libro che vi consiglio, la cui lettura ve la consiglio, di Ferruccio De Bortoli, lo conoscete tutti. Ci salveremo, punto. Appunti per una riscossa civica. È stato edito di recente per i tipi di Garzanti. Si tratta di un manifesto di salvezza laica, che però per nulla si contrappone a quella religiosa e anzi la rende credibile. E anche qui vedete interessante questa alleanza. Leggo. Ci salveremo. Perché questo titolo? Per coltivare una speranza e formulare un impegno, nel tentativo forse vano di rianimare uno spirito civico perduto, un senso di responsabilità collettivo annebbiato da un individualismo miope e scomposto. C'è un'Italia che attende il segno di una riscossa, un paese che vorrebbe emanciparsi dalla paura, una comunità che crede nella possibilità di costruire una società migliore, ma non una società chiusa e cinica, bensì solidale e aperta, basata sul lavoro, lo studio e il merito. Non sull'italica furbizia obliqua, sull'evasione endemica, sulla flessibilità opportunistica delle regole, non sull'arte, che arte non è, di arrangiarsi. Non siamo diventati tutti così, e qui lo testimoniamo. Egoisti, maleducati, sguaiati, menefreghisti, tutti corrotti e sedotti dai social network, incapaci di ragionare sui rischi e opportunità, insensibili ai diritti delle generazioni. E conclude De Bortoli con questo bellissimo passo: ci salveremo se riscopriremo quel senso di comunità di cui parla il Presidente della Repubblica. Significa essere consapevoli degli elementi che ci uniscono, ha affermato Mattarella il 31 gennaio del 2018, respingendo l'astio, l'insulto, l'intolleranza che creano ostilità e timore. Ed è per questo che abbiamo bisogno di una riscossa civica, dell'impegno di ognuno, dell'emergere di quelle reti comunitarie che ridiano fiducia e solidità al Paese, come le ha descritte Andrea Riccardi, è il presidente di una comunità cattolica, la comunità di Sant'Egidio, riprendendo il pensiero di Zygmunt Bauman, sociologo di Leeds, morto recentemente. Una rinascita di passioni civili contro la paura della storia in società che invecchiano, dove la gente è sola. Una rinnovata capacità di ascoltare e comprendere le difficoltà della parte più debole del Paese. Auguri e grazie per l'attenzione. Grazie infinite, Monsignor Cairati. Chiamiamo adesso l'onorevole Riccardo Olgiati, che ci porta il saluto del sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Lucia Azzolina. Onorevole. Buongiorno a tutti, innanzitutto io volevo innanzitutto ringraziare il Presidente Cozzi e tutta la Fondazione Famiglia Legnanese per tutto quello che fanno in questa città e soprattutto un saluto anche a tutti i ragazzi che sono i veri protagonisti di questa 33esima giornata dello studente. E io mi faccio portatore appunto di questo messaggio del sottosegretario Azzolina, che purtroppo oggi non ha potuto essere presente ma ci teneva a fare un saluto per questa giornata. Carissimi, mi dispiace non poter essere qui con voi oggi, in questa splendida cornice, in questo teatro che è un orgoglio per voi e per il vostro territorio, ma impegni istituzionali precedentemente confermati mi trattengono altrove. In questa giornata dello studente, ragazzi meritevoli della vostra zona saranno quindi premiati e riceveranno una borsa che consentirà loro di proseguire negli studi.
Un'iniziativa che si svolge ormai da molti anni, dal 1998, nel solco dei principi più belli della nostra Costituzione, che ci chiede di garantire a chi merita, ma è privo di mezzi, il sostegno per poter andare avanti, per poter raggiungere i più alti livelli nella propria formazione. È un obiettivo che spetta in primis allo Stato, alla Repubblica, ma il sostegno ulteriore di realtà come la vostra ha una visione di paese che credo condividiamo. Un paese in cui chi ha ruoli istituzionali o comunque di rilievo nella società si prende carico di chi rappresenta il futuro, dei giovani, li sostiene e li accompagna nella loro strada. È lo spirito che accompagna la mia azione al Ministero dell'Istruzione, dove ci incontreremo, spero, presto. Nel frattempo vi auguro buon lavoro e a tutti coloro che sono presenti auguro una bellissima mattinata di festa all'insegno del merito e con lo sguardo rivolto al futuro. Grazie. Ringraziamo anche l'onorevole Olgiati e passiamo alla seconda parte della giornata. Siamo giunti ora al momento saliente della giornata dello studente, la premiazione degli studenti che si sono contraddistinti per impegno e risultati. In questa edizione, come vi abbiamo anticipato, faremo introdurre ogni gruppo di studenti premiati a ciascuno dei 5 donatoni storici che prima avevamo avuto modo di vedere nel video di apertura e che ora potremo sentire nella loro espressione, nel loro augurio dal vivo. Gli studenti nel corso della cerimonia verranno chiamati ad accedere al palco uno ad uno e premiati dai rispettivi donatori della borsa di studio. Dopo la premiazione, i premiati sono pregati di rimanere in sala, riprendere il posto a sedere e al termine della cerimonia di presentarsi per la fotografia finale di gruppo. Invito quindi qui al microfono il primo donatore storico, il commissario straordinario del Comune di Legnano, dottoressa Cristiana Cirelli. Io in realtà ho donato molto poco, sono stati i miei predecessori, coloro che hanno rivestito cariche importanti all'interno dell'amministrazione comunale, che hanno molto saggiamente contribuito a questa bella iniziativa. È un premio indubbiamente ai ragazzi più meritevoli, ai più volenterosi, come al solito anche un impegno a utilizzare queste somme che mettiamo loro a disposizione per restituire qualcosa alla comunità. E come si restituisce questo qualcosa alla collettività? Secondo me, almeno il criterio che io ho sempre usato da mamma, è quello di scegliere. Ovviamente tutti noi genitori aspiriamo al meglio per i nostri figli, che diventino medici, ingegneri, avvocati, architetti, professionisti di altissimo livello. Ma quello su cui ho sempre riflettuto che invece è più importante il criterio di scelta. Cioè io desidero che i ragazzi, anche se il momento storico, il momento del lavoro non è l'ideale da questo punto di vista, possano arrivare a un grado di cultura tale che gli consenta di scegliere liberamente il loro avvenire e di dare il meglio in quello che scelgano, che siano avvocati, che siano agricoltori. Io ho sempre detto l'importante è fare bene, fare con passione quello che si decide di fare. Non mi piace sentire il discorso ho dovuto fare questo perché tutto sommato il mio percorso non mi ha consentito di fare altro. Io ho fatto tutto il mio percorso, l'ho fatto nel migliore dei modi, ma quello che mi rende felice non è fare l'ingegnere, non è fare appunto dedicarmi all'agricoltura, fare il fiorista, fare il pizzaiolo, fare qualunque cosa mi renda felice. Il fatto di rendere felice qualcuno di quello che fa implica anche che questa persona nel suo campo darà il meglio di se stessi e aiuterà gli altri inevitabilmente. Quindi io vi prego ragazzi di continuare il vostro percorso, di farlo nel migliore dei modi e di conquistarvi la libertà
di scegliere quale sarà il vostro avvenire. Così, inconsapevolmente, restituirete qualcosa alla comunità che in questo momento vi aiuta a darvi questa possibilità. Mi auguro che un domani voi siate dalla parte dei donatori e mi auguro appunto che riusciate a dare una mano a chi magari è stato non solo un po' meno fortunato, ma a volte solo un po' più pigro. Ecco, e quindi tendete la mano anche ai vostri compagni che magari possono avere per motivi vari un momento di difficoltà. Conquistatevi la libertà di scegliere. Questo è l'augurio che vi faccio, che un domani possiate fare quello che in tutta libertà, perché fra il panorama immenso delle possibilità avete deciso di scegliere per realizzare il vostro sogno. Grazie a tutti. Invitiamo ora il presidente della Fondazione Famiglia Legnanese a premiare il donatore storico comune di Legnano, Cristiana Cirelli. Dattici il diploma. Rompiamo il ghiaccio con l'autorità di Legnano, che è il commissario, che sarà probabilmente, possibilmente, quanto prima un sindaco. No. Rompe il ghiaccio. No. Fare il commissario è più facile. Bravo. Ecco, rompiamo il ghiaccio, e l'augurio che ci facciamo voi e noi, che questi donatori storici che da oltre 20 anni sono vicini alla fondazione possono essere sempre più numerosi. Grazie. Bene, ora passiamo alla consegna delle borse di studio. Comune di Legnano, 11 borse di studio. 10 borse di studio da 1.000 euro cada una agli istituti superiori di Legnano, consegna la dottoressa Cristiana Cirelli, commissario straordinario, 2 borse all'istituto Antonio Bernocchi, a Elisa Brandi. Un applauso. Eros Capobianco, che purtroppo però oggi è assente. 2 al liceo Galileo Galilei, 1 a Maria Ferrari. E Federico Orsini. All'istituto Barbara Melzi, a Angelica Blumetti. E Sara Mondello. Borse all'istituto Tirinnanzi, a Alessia Novellati. E Massimiliano Tentorio. All'Istituto Carlo Dell'Acqua, a Elisa Moschetto.
Marika Ruzza. Una borsa da 2.500 euro all'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Motorie, in memoria di Angelo Fedeli. Prego il professor Carlo Fedeli di raggiungere la dottoressa Cirelli per la consegna della borsa a Marco Pernigoni. Invito ora il secondo donatore storico, ora Banco BPM, già Banca di Legnano, il responsabile area nord-ovest di Milano del Banco BPM, dottor Flavio Crespi. Buongiorno a tutti. Mi sono fatto un po' di appunti perché di solito sono più bravo a parlare di numeri, quindi è meglio scrivere. Nel corso degli anni, le attività realizzate dalla nostra banca per la formazione degli studenti di scuole e università sono aumentate sia in termini numerici che di ampiezza delle iniziative proposte, spaziando dall'erogazione di borse di studio all'offerta di tirocini, al supporto di tesi di laurea, ad interventi di colleghi e manager in qualità di relatori. Attraverso la struttura sviluppo e formazione vengono realizzati percorsi formativi dedicati agli studenti universitari che si affacciano al mondo del lavoro, offrendo contributi di progettazione, docenza e testimonianze aziendali, nonché seminari di approfondimento. Sono state inoltre attivate iniziative di alternanza scuola-lavoro rivolte agli studenti delle scuole superiori. Solo nel 2018 la banca ha erogato 90 borse di studio su tutto il territorio nazionale. Ma veniamo a noi e al nostro territorio. Sin dalla sua nascita, 36 anni fa, la Fondazione Famiglia Legnanese è sempre stata affiancata dalla Banca di Largo Tosi, prima come Banca di Legnano, poi da Banca Popolare di Milano, ora dal gruppo Banco BPM. È un connubio che prosegue nel tempo e valica i cambiamenti, con un erogato che ha abbondantemente superato il 1,5 milioni di euro a tanti ragazzi che nel tempo sono diventati affezionati clienti e ancora oggi, a distanza di anni, sono in contatto coi funzionari che negli anni li hanno premiati, raccontando dei loro percorsi e dei loro successi. Una vicinanza che continua nella logica di sostenere le tradizioni e gli eventi più importanti, nonostante si sia passati da una dimensione locale a quella di oggi che ci contraddistingue come il terzo gruppo bancario italiano. Le risorse messe a disposizione del territorio legnanese, al Palio, alla Coppa Bernocchi, alla parrocchia per la ristrutturazione della Basilica, alle iniziative della Famiglia Legnanese, della Fondazione Famiglia Legnanese, solo per citare le più importanti e conosciute, sono un importante e concreto segnale di continuità. Un segnale di continuità in anni difficili, in un contesto economico non escluso quello bancario, che si trova costretto a gestire i propri bilanci con grande attenzione e forte contenimento dei costi. Celebrare i risultati dei ragazzi qui presenti e valorizzare le loro competenze assume quindi un valore ancora più importante e ci permette di restituire al territorio quello che il territorio offre. Investire nel capitale umano garantisce continuità di valori e allo stesso tempo permette rinnovamento. Investire sulle nuove generazioni significa costruire una società più meritocratica e con progettualità di lungo periodo. Significa valorizzare la competenza, la preparazione e l'abilità del nuovo che si fa avanti. Significa predisporre a una crescita economica senza dimenticare la crescita sociale che, anzi, deve andare di pari passo. Chiudo il mio intervento in modo un po' meno formale. Tra i premiati di oggi ci sono tanti studenti in gamba. Tra di loro ci sono un sacco di ragazzi che sicuramente... Ma tu hai studiato? No, non ho studiato troppo, però poi prendono 30 e lode, no? E quindi tra l'odio di tutti i compagni si portano a casa questi bei voti. Va bene, complimenti ragazzi, oggi siete qui, siete soddisfatti, premiati, forse anche un po' invidiati.
In bocca al lupo per il vostro futuro e un applauso a voi per quello che siete e quello che siete riusciti a realizzare. Ora il presidente della Fondazione Famiglia Legnanese a premiare il donatore storico Banco BPM. Ecco, alla banca una raccomandazione speciale, fatti bravi, grazie. Passiamo ora alla consegna delle borse di studio. Banco BBM, 12 borse di studio da 2.500 euro cada una. Il dottor Flavio Crespi consegna 3 borse all'Università Commerciale Luigi Bocconi Milano a Andrea Lippa. Giulia Montanari. Marta Morando. Sei borse all'UQ Università Cattaneo di Castellanza a Sofia Brunelli. Martina Cereda. Anna Leso. Alice Marziali. Katia Elena Palazzolo. Matilde Restelli. Due borse di studio all'Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano a Stefano Cotticelli. Fabio Morelli. Una borsa all'Università degli Studi di Milano Bicocca a Sara Sisti. Grazie, dottor Crespi. E adesso famiglia Mezzanzanica, San Vittorio Olona. Una borsa da 2.500 euro in memoria di Mauro Mezzanzanica. Consegna la signora Mary Morlacchi Mezzanzanica, che prego di venire qui, di raggiungerci. Consegna la borsa di studio al dottor Davide Di Natale, del reparto di chirurgia toracica dell'azienda sociosanitaria territoriale di Legnano, accompagnato dal dottor Flavio Grignani.
Fondazione Comunitaria Ticino Olona. 8 borse di studio da 1.000 euro cada una. Il presidente della Fondazione Ticino Olona, professor Salvatore Forte. Consegna 4 borse di studio. Una borsa all'Istituto Antonio Bernocchi Legnano a Francesco Migliano. Due borse al Liceo Statale Galileo di Legnano a Andrea Refraschini. Una borsa all'Istituto Carlo dell'Acqua di Legnano a Rossella Toia. Una borsa all'Istituto Maggiolini di Parabiago a Gloria Calloni. Grazie, professore. La dottoressa Marina Mignone, consigliere della Fondazione Ticino Olona, consegna 4 borse da 1.000 euro cada una. Una borsa. Una borsa all'Istituto Bachelet di Abbiategrasso a Matteo Lissi. Una borsa all'Istituto Einaudi di Magenta ad Alessandra Strangio. Una borsa all'Istituto Europeo di Arconate Buscate a Gloria Colombini. Una borsa all'Istituto Mendel di Villa Cortese a Lucia Gallipoli. Grazie. Dolce e Gabbana, SRL Milano, consegna il dottor Alfonso Dolce, amministratore delegato. Tre borse di studio per i figli dei dipendenti così suddivise. Una borsa da 2.500 euro a Beatrice Ceriani, dell'Università degli Studi di Milano. Due borse da 1.000 euro cada uno a Andrea Ghilardi dell'Istituto Tosi di Busto Arsizio. A Silvia Valentini dell'Istituto Allende di Milano. Eligio Refraschini SPA, Legnano, 6 borse di studio. Due borse da 2.500 euro in memoria di Eligio e Maria Teresa Refraschini. Consegna l'amministratore Piero Refraschini. Scusate, è Massimo.
Una borsa a Gabriele Selmo. La seconda borsa va a Elisa Selmo. No, ancora. Ce ne sono ancora. Due borse all'Istituto Antonio Bernocchi di Legnano in memoria della professoressa Rosemary Codazzi, a Marco Cristini. Luca Randazzo. Borse al Liceo Galilei di Legnano in memoria di Eugenio Mezzenzana, consegna Daniele Mezzenzana. Le borse vanno a Valentina Geraci. Ettore Matteo Minoia. Fonderie Officine Meccaniche Sant'Agostino S.P.A. Legnano. Due borse di studio. Una borsa da 2.500 euro all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in memoria di Silvana Balzarini. Consegna il dottor Daniele Balzarini. La borsa va ad Andrea San Germano. Una borsa da 2.500 euro al Politecnico di Milano in memoria dell'ingegner Enrico Balzarini, consegna l'ingegner Roberto Balzarini a Claudio Molteni. La Prealpina S.P.A. Varese. Due borse di studio da 2.500 euro, così suddivise. Consegna la dottoressa Daniela Bramati. Una borsa all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano a Martina Salvò. Una borsa all'Università degli Studi dell'Insubria di Varese a Paolo Erpoli. Legnano Basket Knights. Una borsa da 1.000 euro riservata al miglior atleta diplomato. Consegna l'ingegner Carlo Tajana. E la borsa va a Simone Plebani del Liceo Galilei di Legnano. Studio Tajana Barlocco Gallucchio e Partners, una borsa da 1.000 euro, consegna l'ingegner Carlo Tajana,
a Andrea Farioli dell'Istituto Carlo dell'Acqua di Legnano. Fondazione Tirinnanzi Legnano, due borse da 2.500 euro cada una in memoria di Talisio e Giampiero Tirinnanzi. Consegna l'ingegner Lorenzo Tirinnanzi. Una borsa all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano a Gioia D'Urso. La prossima all'Università degli Studi di Milano a Fabiola Fanchini. Giuseppe Tirinnanzi S.P.A. Legnano, consegna il dottor Alberto Tirinnanzi. Una borsa da 2.500 euro alla LIUC Università Cattaneo Casellanza in memoria di Talisio e Giampiero Tirinnanzi a Chiara Caravà. Comune di Varallo. Tre borse di studio da 1.000 euro cada una all'Istituto Alberghiero Pastore di Varallo, consegna il sindaco dottor Eraldo Botta. Vice sindaco, scusate. Si va pronto, no, va. Fa niente. Ascolto, volevo dire che il sindaco Eraldo Botta, come dicevo prima, ha avuto un impedimento per alluvioni a Varallo, dove il Sesia è uscito dai suoi limiti. E quindi mi ha detto, comunque io mando un mio rappresentante nella veste del vice sindaco architetto Pietro Bondetti, il quale è stato gentilissimo nel portarci questo volume che parla del Sacro Monte di Varallo, che se voi tutti non lo conoscete, andate a visitarlo perché serve alla nostra biblioteca, della Fondazione, ma se lo visitate troverete una realtà storico-architettonica di altissimo livello. Quindi ti lascio consegnare il posto di studio, grazie per il libro, saluto l'amico Eraldo Botta. E grazie per tutto quello che fai per Varallo, grazie. E per la tua piccola comunità, la frazione di Camasco. Bravo, grazie. Grazie, una bellissima frazione. Stai qui adesso. La prima borsa va a Ioisse Maurizio. La seconda a Gabriele Puppo. La terza ad Adriana Fronte, che purtroppo... Cioè, niente, ci provo. Landini Calzature Legnano. Una borsa da 2.500 euro alla LIUC Università Cattaneo di Castellanza in memoria di Benvenuto Landini. Consegna la dottoressa Monica Landini. E
e la borsa va a Beatrice De Bernardi. Famiglia Bandera Landini, una borsa da 2.500 euro all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano in memoria di Carlo Bandera e Anna Landini. Consegna la dottoressa Lucia Bandera. E la borsa va a Massimo Isotta. MBSRL Fabbrica Estintori Legnano, 3 borse di studio. Consegna il signor Marco Borroni. Due borse da 2.500 euro cada una, una borsa all'Università degli Studi dell'Insubria di Varese a Claudia Conforti. Una borsa all'Unità Operativa Chirurgia Vascolare dell'Azienda Sociosanitaria Territoriale al dottor Matteo Ferraris. Era accompagnato dalla responsabile del reparto, dottoressa Anna Socrate. No? È già andato. Grazie. Scusa. Un applauso. Grazie. Una borsa da 1.000 euro all'Istituto Torno di Castano Primo a Linda Colombo. Unione Confcommercio Legnano, 2 borse di studio da 1.000 euro cada una. Consegna il presidente dottor Paolo Ferré. Una borsa di studio al liceo Galileo Galilei di Legnano a Alessandro Giorgi. Una al liceo Cavalleri di Parabiago a Beatrice Sisti. Azienda Sociosanitaria Territoriale Ovest Milano, 4 borse di studio da 2.500 euro cada una. Una borsa della Trafital Spa Gorla Minore all'Unità Operativa di Oculistica consegna il dottor Roberto Vergani. Alla dottoressa Iliada Zisi, accompagnata dal dottor Giuseppe Trabucchi. Una borsa dello studio Lazzarini Professionisti Associati di Legnano all'Unità Operativa di Pneumologia consegna la borsa il dottor Gianluigi Brambilla. E ritira il premio il dottor Giorgio Bonardi.
una borsa della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Milano all'unità di oncologia, consegna la borsa il dottor Flavio Giranzani. E la borsa va a Claudio Giuseppe Molteni. Una borsa della Fondazione Famiglia Legnanese in memoria di Luigi Caironi all'unità di neurochirurgia consegna il signor Gianfranco Bononi. E ritira il premio il dottor Roberto Stefini. Invito ora il terzo donatore storico, per il Collegio dei Capitani e delle Contrade, il Gran Maestro Giuseppe La Rocca. Signor Presidente, autorità civili e militari, gentili ospiti, gentile pubblico, magnifici studenti. Il Collegio dei Capitani non poteva non essere attento fin dall'inizio di questo prestigioso premio a sostenere la famiglia Lianese. La famiglia Lianese è una delle risorse più importanti della città, una vera culla di cultura. Con il Collegio e con il Comune siamo magistrati del Palio e quindi per questo che abbiamo sostenuto questo importante progetto. Ma anche perché il Palio non è solo urlare intorno a un cavallo, il cavallo che raggiungerà la vittoria per quella contrada, ma il Palio è cultura, è formazione. Mi piace sottolineare che la nostra sfilata è la sfilata storica medievale più bella, ma soprattutto più importante del paese. E per modestia non mi spingo oltre i confini nazionali. Ogni costume è una ricerca attenta, uno studio attento, preciso, meticoloso, sostenuto dalla nostra commissione costumi. Nulla è dato al caso, ma tutto è sostenuto da studio e ricerca. Un augurio a tutti voi ragazzi per un luminoso futuro che sicuramente illuminerà il vostro percorso. Grazie a voi. Ora il presidente della Fondazione Famiglia Legnanese premia il donatore storico Collegio dei Capitani e delle Contrade. Gloria al Palio delle Contrade. Passiamo ora alla consegna delle borse di studio. Collegio dei Capitani e delle Contrade del Palio di Legnano consegna al Gran Maestro Giuseppe La Rocca una borsa da 1000 euro all'Istituto Tirinnanzi Legnano a Riccardo Lipari. Metallurgica Legnanese S.P.A. Rescaldina, due da 2.500 euro cada una in memoria della signora Marisa Mereghetti della Flora. Consegnano le borse la signora Loretta della Flora e il signor Fabrizio Oliva. Una borsa all'unità operativa di cardiologia dell'azienda sociosanitaria territoriale ritira il premio il dottor Maurizio D'Urbano. Perfetto, Sierra Corinna. Una borsa all'Università Statale di Milano a Silvia Zanoli.
International Inner Wheel Club Busto Gallarate Legnano. Ticino, consegna la signora Angela Minorini e la signora Rosaria Montarino. Tre borse da 1.000 euro cada una al Liceo Galilei di Legnano a Antonella Buscemi. Giulia Racchi. Irene Viola. Studi notarili, Carugati, Mezzanzanica, Fenaroli Croce, Gavosto, Zambon, quattro borse di studio da 1.000 euro cada una, consegna il notaio Guido Fenaroli. Una borsa alla scuola di notariato della Lombardia di Milano a Roberto Ruzzenenti. Tre borse al Liceo Galilei di Legnano a Andrea Belvisi. Maria Giada Di Blasi. Rachele Grassini. Grazie. Tacchi Giacomo e Figli S.P.A. Castano Primo. Cinque borse da 1.000 euro cada una all'Istituto Superiore Giuseppe Torno di Castano Primo. Consegna l'ingegner Andrea Tacchi. E le borse vanno a Martina Barni. Paolo Boldrini. Edoardo Naggi. Angelo Tomaselli. Adriana Zocche. Andrea Paternostro, gioielliere Legnano. Consegna il signor Andrea Paternostro con la figlia Ilenia. Consegnano tre borse di studio da 1.000 euro cada una, così suddivise. Una borsa al Liceo Galilei di Legnano a Matteo Binaghi. Una borsa all'Istituto Tirinnanzi di Legnano a Giacomo Brambilla.
Una borsa al Liceo Cavalleri di Parabiago a Chiara Mezzena. Residenza a E.A. Pozzoli, Cooperativa San Francesco, Legnano. Consegna il presidente dottor Alberto Pozzoli. Consegna 3 borse di studio riservate ai figli dei dipendenti a Davide Capuano del NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Letizia Pedrotti dell'Istituto dell'Acqua di Legnano. Giada Turuoccolo dell'Istituto Bernocchi di Legnano. Tintoria fibre artificiali e sintetiche. Consegna il dottor Gianluigi Brambilla. Quattro borse in memoria del fondatore Ermanno Cabrini, riservate ai figli dei dipendenti, che vanno a Laura Di Silvestri del Liceo Giovio di Como. Ayala Oppo, dell'Istituto Da Vinci Ripamonti di Como. Ilaria Tagliabue, del Liceo Volta di Como. Giada Martinelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Grazie. Leo Club Legnano, una borsa da 1000 euro al Liceo Galilei di Legnano, consegna il signor Cristiano De Servi. E la borsa va a Laura Conte. Lions Club Legnano Castello, 2 borse di studio da 1000 euro cada una. Consegna il signor Ermenegildo Pizzo e il dottor Gianni Berti. Una borsa all'Istituto Tirinnanzi a Matilde Quaglia. Una borsa al Liceo Galilei a Alessandro Refraschini. Lions Club Legnano Carroccio, una borsa da 1000 euro, consegna il signor Italo Monaci. E la borsa va a Francesco Pagliarin del Liceo Galilei di Milano, di Legnano, scusa.
Invito ora il quarto donatore storico per il Lions Club Legnano Host, il presidente ingegner Francesco Pappini. Buongiorno a tutti, io rappresento il Lions Club Legnano Host, che è parte del Lions International. Nel mondo siamo 1,5 milioni, raccogliamo molti fondi che doniamo per tutte le cause che in questo momento, l'ultima per esempio è stata una raccolta per aiutare Venezia, tanto per fare un esempio. Nel nostro club storicamente doniamo una borsa di studio da 2.500 euro. Perché? Perché doniamo, come ho detto precedentemente nel filmato, doniamo perché riteniamo che una nazione o tutte le nazioni del mondo crescano, più cresce la conoscenza, la cultura, la sapienza, la tecnologia, ed è per questo che noi vogliamo aiutare voi studenti meritevoli a portare avanti questi principi, perché se crescerete voi, crescerà anche l'Italia. Per cui in bocca al lupo a tutti. E ora è il momento del premio. Invito il presidente della Fondazione Famiglia Legnanese a premiare il donatore storico Lions Club Legnano Host. Passiamo ora alla consegna delle borse di studio. Lions Club Legnano Host, una borsa da 2.500 euro al Politecnico di Milano. Consegna la borsa l'ingegner Francesco Pappini e l'ingegner Giovanni Fogagnolo. E spero di pronunciare bene il suo nome. La borsa va ad Anatoly Uzinets. Rotary Club Busto Gallarate Legnano Ticino, consegna il dottor Flavio Giranzani. Tre borse di studio da 1.000 euro cada una, così suddivise. Una borsa all'Istituto Einaudi di Magenta a Camilla Ranzani. Una borsa al Liceo Cavalleri di Parabiago a Martina De Luca. Una borsa all'Istituto Tirinnanzi di Legnano ad Andrea Turra. Rotary Club Busto Gallarate Legnano Castellanza, una borsa da 1.000 euro consegna il dottor Carlo Mesceri. E la borsa va a Claudia Catanzaro del Liceo Cavalleri di Parabiago. Studio Lazzarini Professionisti Associati Legnano, consegna il dottor Nicola Cova. Due borse di studio da 1.000 euro, una borsa all'Istituto Tirinnanzi di Legnano a Paolo Maria Antonacci.
Una borsa all'Istituto Barbara Melzi di Legnano a Gloria Bandini. Monaci Costruzioni Legnano. Una borsa da 1000 euro destinata ai figli dei dipendenti consegna l'architetto Chiara Monaci. E la borsa va ad Alessio Zingaro del Liceo Galilei di Legnano. Una borsa da 2500 euro al Politecnico di Milano consegna l'architetto Andrea Monaci. E la borsa va a Giulia Borlenghi. Associazione Ex Allievi Istituto Carlo dell'Acqua, Legnano. Una borsa da 1000 euro consegna il professor Sergio Breda. E la borsa va a Sara De Rocco. Una borsa da 1000 euro in memoria della signora Marisa Mereghetti della Flora consegna il cavalier Carlo Massironi. A Gloria Salvi. Collegio Rotondi di Gorla Minore, 3 borse di studio da 1000 euro. Studio Rebolini Associati Legnano, 2 borse di studio. Consegna il dottor Matteo Rebolini a Federico Capello. Beatrice Nicola. Farmacia di Prospiano, dottoressa Elisa Caironi, una borsa. Consegna la dottoressa Elisa Caironi, il dottor Franco Ciceri a Filippo Crippa. Scarpa in Colombo SRL Legnano, una borsa da 1000 euro all'Istituto Maggiolini di Parabiago, consegna la signora Albertina Scarpa. E la borsa va a Elisa Ferraro. Freccia International SRL San Vittore Olona. Una borsa da 1000 euro al Liceo Galilei di Legnano consegna il dottor Giuseppe Scarpa. E la borsa va a Simone Celora. Università Statale di Milano, 3 borse da 2500 euro così suddivise. Una borsa della ditta Marchiante, Cerro Maggiore, consegna l'amministratore signor Luca Marchiante. A Matteo Corradi. Che però temo sia oggi assente veramente questo.
sente. Un applauso lo stesso. Una borsa dell'Associazione Rete di Impresa Alberghi La Milano che conviene di Legnano consegna il signor Giuseppe Calini. E la borsa va a Roberto Di Giacomo. Una borsa dell'Associazione Ristoranti del Buon Gusto di Legnano consegna il signor Marco Poli. Io temo sia assente, però ci proviamo lo stesso, lo chiamiamo. Gabriele Recanati. Politecnico di Milano, due borse da 2.500 euro cada una. Quaglie Colombo Legnano, una borsa, consegna l'ingegner Giuseppe Colombo. E la borsa va a Paolo Ranieri. Sfonderie Italiane Acciai Speciali Roberto Caironi, Gorla Minore, una borsa a ricordo di Roberto, Angela e Giuseppe Caironi, consegna all'amministratore delegato Aurelio Caironi. E la borsa va a Carolina Sartoris. Invito ora il quinto donatore storico, per la Fratelli Cozzi S.P.A. Auto del 1955, la dottoressa Elisabetta Cozzi, direttrice del museo Fratelli Cozzi. Buongiorno a tutti. Nel suo libro Fare i manager rimanendo brave persone, Giuseppe Morici, che è stato direttore marketing di Barilla e ora è CEO di Bolton Group, descrive le imprese come esseri viventi. Questa cosa mi ha molto colpito, perché se voi ci pensate, un'impresa è a tutti gli effetti un essere vivente. All'interno del territorio nel quale opera, respira, vive, riceve e dà. Questo concetto di responsabilità sociale di impresa sta molto a cuore all'impresa della mia famiglia e ora anche al nostro museo. È un concetto... Gli americani hanno un acronimo che è CSR, Corporate Social Responsibility. Perché un'impresa dovrebbe essere socialmente responsabile e ad esempio donare delle borse di studio? L'impresa vive in un contesto dove ci sono molti portatori di interesse, quelli che si chiamano gli stakeholder. Non sono solo i suoi azionisti, ma sono tutti coloro che gravitano intorno all'impresa o dentro l'impresa. A partire dai propri dipendenti, ai clienti, ai fornitori, alle istituzioni, ma non solo, all'ambiente, alla comunità. Per questo motivo un'impresa responsabilmente, socialmente responsabile vive una grandissima opportunità, che è quella di essere parte vivente del territorio in cui opera. Quello che io vorrei fare è esortare tutti a continuare a donare le borse di studio, perché questo è un modo di far vedere che le nostre sono imprese che credono in quello che fanno e in quello che sono. Le nuove generazioni, si parla spesso dei millennials, anche se ormai a furia di parlarne sono diventati anche loro piuttosto vecchietti, comunque le nuove generazioni si dice che guardino molto non solo a quello che le imprese fanno, prodotti e servizi, ma a quello che le imprese sono, al perché lo fanno. Queste ragioni profonde di consumo ci devono interessare come imprese, devono farci capire che quello che esprimiamo, non solo attraverso prodotti e servizi, ma proprio attraverso il nostro comportamento, è fondamentale.
I consumatori di oggi e di domani compreranno prodotti e servizi anche per come noi li facciamo, per come noi ci comportiamo. Un'impresa socialmente responsabile si prende cura di tutto quello che fa. Sapete che Google si è ispirata per diventare l'impresa che è, con un grandissimo grado di soddisfazione dei suoi lavoratori, ad Adriano Olivetti. Abbiamo in Italia esempi straordinari di imprese che anche prima che diventasse una moda erano imprese socialmente responsabili. Vi racconto un'ultima cosa. Da neolaureata sono entrata a lavorare in questa impresa americana e la prima cosa che mi ha colpito entrando a Milano, nella sede milanese, era questo grande cartello che diceva Great Place to Work. Allora ha chiesto questa mia collega americana, ho detto, ma che cosa vuol dire? Perché allora non si poteva andare in Google a cercare, anche la mia bella età. E lei mi disse, guarda, questa è un'azienda americana che ha vinto questo premio. E il premio gli viene dato dai suoi dipendenti e collaboratori perché è un posto speciale dove lavorare, perché l'impresa si comporta bene con le proprie persone e con l'ambiente in cui opera. E allora io mi sono chiesta, e perché tu sai tutte queste cose? Perché è il motivo per cui io, laureata a pieni voti a Yale, ricevendo moltissime richieste di lavoro, sono venuta a lavorare qui. Le nostre imprese... Spesso diciamo che non riusciamo magari a trovare persone capaci che lavorino con noi. Cominciamo a dimostrare noi che siamo in grado di attirare i talenti, come i ragazzi che oggi qui hanno vinto le loro borse di studio. Complimenti a questi ragazzi. E ora passiamo al premio. Invito il presidente della Fondazione Famiglia Legnanese a premiare il donatore storico. Passiamo ora alla consegna delle borse di studio. Fratelli Cozzi Auto dal 1955 Legnano, due borse consegna alla dottoressa Elisabetta Cozzi, una borsa da 2.500 euro ad Arianna Maria Rachele De Ronchi della LIUC Università Cattaneo di Castellanza. Una borsa del Museo Fratelli Cozzi Legnano a Michela Toia del Liceo Galilei di Legnano. TSG Gorla Maggiore, una borsa. Consegna il dottor Martino Turconi. E la borsa va ad Anna Lucia Missaglia della LIUC Università Cattaneo di Castellanza. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, una borsa da 2.500 euro dello studio Doppietti Marnati, consegna la dottoressa Loredana Morlacchi. E la borsa va a Lucia Giuliani. Istituto Alberghiero Giovanni Falcone Gallarate, una borsa da 1.000 euro, donata dalla Contrada San Magno Legnano in memoria di Carlo Perone, consegna il fratello Michele Perone. E la borsa va a Riccardo Manco.
Istituto Fermi Castellanza, una borsa da 1000 euro destinata a uno studente della loro scuola superiore. Consegna la dottoressa Stefania Mazza e la professoressa Ivana Morlacchi. E la borsa va a Federico Domenico Pisani. Liceo Scientifico Galileo Galilei, Legnano, 4 borse da 1000 euro cada una, così suddivise. Fonderia Casati Varese, una borsa, consegna l'ingegner Gianluigi Casati. E la borsa va a Carolina Marsella. Impresa Costruzioni Gagliano, Cerro Maggiore, una borsa, consegna la dottoressa Loredana Morlacchi. E la borsa va a Greta Gagliardi. Roveda Assicurazioni Legnano, una borsa. Consegna il signor Edoardo Roveda. E la borsa va a Francesca Belluco. Unione Sportiva Legnanese, una borsa, consegna il signor Roberto Taverna. E la borsa va a Francesca De Vito. Istituto Superiore Carlo Dell'Acqua, Legnano. 2 borse da 1000 euro cada una, così suddivise. Alma Auto Castellanza, una borsa, consegna il signor Gianfranco Bononi. E la borsa va a Matteo Galli. Studio Longo Porta e Associati Legnano, una morsa in memoria del dottor Carlo Cucco. Consegnano il dottor Lorenzo Longo e il dottor Alberto Porta. E la borsa va a Beatrice Bianchi. Istituto Barbara Melzi, Legnano, 5 borse da 1000 euro cada una, così suddivise. Auto Castello Legnano, una borsa, consegna il signor Pietro Cozzi. La borsa va ad Andrea Baruffi. Centro Italiano Femminile, Legnano, una borsa, consegna a Patrizia Colombo. E la borsa va a Sara Alice Armillotta. Cozzi Costruzione Legnano, una borsa, consegna al dottor Paolo Ponzelletti.
E la borsa va a Elena Ruggeri. Filtration SRL Legnano, una borsa consegna alla dottoressa Monica Prandi. E la borsa va a Silvia Russo. Gruppo Ricamo Famiglia Legnanese, una borsa. Consegna la signora Grazia Dell'Acqua. E la borsa va a Silvia Roveda. Istituto Antonio Bernocchi Legnano. Quattro borse di studio da 1000 euro cada una, così suddivise. Agenzia Express Legnano, una borsa, consegna la dottoressa Serena Selmo. E la borsa va a Davide Bonetti. ECM Engineering Costruzioni e Montaggi, Legnano, una borsa. Consegna il signor Marco Ciapparelli. E la borsa va ad Alessandro Nerva. Ferramenta Prandoni Legnano, una borsa in memoria di Anna Maria Prandoni. Consegna la signora Antonella Prandoni. E la borsa va a Sara Zanirato. Sempione News Legnano, una borsa, consegna il signor Federico Mari, che tra l'altro è anche il più giovane fra tutti i donatori. Un grande applauso. Bravo. E la borsa va a Wang Long Yu. Istituto Talisio Tirinnanzi Legnano, due borse di studio da 1000 euro cada una, così suddivise. BBE Allianz Legnano consegna il signor Roberto Esposito. E la borsa va a Elisa Monza. Ital Service San Giorgio su Legnano, una borsa, consegnano i signori Francesco e Diego Catalano. E la borsa va a Lorenzo Fiumi. Istituto di Istruzione Superiore in Veruno, due borse da 1000 euro, così suddivise. Maglieria Gemma Castano I, una borsa, consegna il signor Stefano Boscarini.
e la borsa va a Giulia Nuria Grandinetti. Immobiliare Le Cave di Galli, San Vittore Olona, una borsa, consegna il dottor Massimo Galli. Scusa. E la borsa va a Giulia Ranzani. Liceo Scientifico Cavalleri di Parabiago, due borse di studio da 1.000 euro cada una, donate da Ceriani Santino Parabiago. Una borsa, consegna la dottoressa Cristiana Cerani e la dottoressa Carlotta Ceriani. E la borsa va a Ludovica Iraghi. Trafileria Carlo Casati, Marnate, una borsa, consegna la signora Alessandra Casati. E la borsa va a Rachele Bianchi. Istituto Mendel Villa Cortese, una borsa donata dal Monti in Russo Digital Legnano, consegna l'ingegner Giovanni Caironi. E la borsa va a Giulia Poma. Istituto Bachelet di Abate Grasso, una borsa da 1.000 euro donata da OTAM Cologno Monzese in memoria del fondatore Luigi Favari. Consegna la signora Mietta Favari. E la borsa va a Lorenzo Monticelli. Istituto Superiore Einaudi di Magenta, una borsa da 1.000 euro donata da Microtecne Engineering Novezzano in memoria di Ennio Fossati. Consegna l'ingegner Luca Fossati. E la borsa va a Stefano De Cechi. Fondazione Famiglia Legnanese, sei borse di studio. Due borse di studio da 2.500 euro cada una, consegna il consigliere signor Mario Landini. La borsa va a Esther Fuoco, ricercatrice indipendente e cultore della materia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Silvia Montante, della LIUC Università Cattaneo di Castellanza. Quattro borse di studio da 500 euro cada una al Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese. Il consigliere dottor Marco Rotondi consegna. Cristian Cerrone. Mucia Regina.
Martina Gasparini. Paolo Sambataro. Eccoci giunti alla fine di questa bella mattinata di premiazione del merito. Invito il presidente Cozzi a raggiungermi per i saluti finali, prima di poi invitare dopo tutti i borsisti sul palco per la foto di gruppo. Grazie. Bene, anche questa 33esima edizione l'abbiamo festeggiata grazie a voi che siete stati premiati, grazie a tutti i nostri donatori che, vi ricordate, fanno parte di quel famoso albero che avevo detto prima, è un albero perché ci serve per coltivare talenti. Vi rinnovo ancora l'invocazione, ricordatevi che la Fondazione siamo noi e voi insieme e vorremmo vedervi su questo palco come donatori. Grazie a tutti e alla prossima 34esima edizione.